Cari Wine TV Lovers, continuiamo il nostro viaggio in questa fantastica vallata di Mezzana e andiamo a conoscere un'azienda che, pur essendo giovane per il territorio, in breve tempo è diventata un punto di riferimento della Valpolicella. Sto parlando di Roccolo Grassi. Ad affiancare il Papa Bruno adesso ci sono Marco e Francesca, che hanno sposato completamente la filosofia dalla quale è iniziata l'azienda. Due sono i concetti principali: territorio e qualità. Quindi scelte importanti, scelte difficili, che adesso andremo a farci raccontare da chi veramente le ha vissute. Andiamo! Francesca! Ciao! Finalmente ce l'abbiamo fatta, a venirvi a trovare. Bene, sono benvenuti. Molto contenta. Benvenuti. Grazie. Qui a Roccolo Grassi. Ascolta, io intanto raccontavo ai nostri spettatori che poi in realtà voi siete un'azienda relativamente giovane, che però in poco tempo è riuscita comunque a farsi conoscere bene nel panorama italiano e in particolare della Valpolicella. Quindi qual è stata la ricetta poi che vi ha permesso in così breve tempo di fare grande qualità? Allora, noi siamo in realtà la seconda generazione, perché il Papa Bruno ha cominciato negli anni 70 a produrre vino. Nel 96, appunto, con l'acquisto di un nuovo vigneto, Roccolo Grassi, che dà il nome all'azienda, da lì abbiamo iniziato il nostro progetto, che è quello attuale. E abbiamo 15 ettari oggi disposti in tre zone diverse. Produciamo i vini rossi, quindi nel vigneto Roccolo Grassi, che è un vigneto vulcanico con una terra basaltica, un altro vigneto Valfredda, che è un terreno calcareo, e poi qui vicino all'azienda abbiamo altri due ettari in cui produciamo un soave, il vigneto si chiama Broia, e il terreno alluvionale. Per noi, diciamo, da sempre è stato un progetto a gestione familiare. Ovviamente siamo io, Marco, che è enologo, cantiniere, in vigna, agronomo, insomma, quello che tira un po' le file del vino, direi. Il papà, che è il nostro jolly immancabile. Che comunque deve sempre rimanere, certo, perché non ce la fa. No, ma per fortuna. E poi due persone che ci aiutano in vigneto. Diciamo che per noi è sempre stato importante avere le nostre vigne, i nostri terreni, vinificare solo le nostre uve. Noi siamo molto molto legati al territorio, quindi cerchiamo da sempre di fare vini di territorio, vini che abbiano un certo carattere, una personalità, vini che possono superare anche il tempo, ma soprattutto cerchiamo di essere più rispettosi verso l'annata, quindi di interpretarla nel miglior modo possibile. Annate difficili, non viene prodotto l'amarone, magari un recioto, perché richiedono una certa attenzione, una certa maturazione, tempi lunghi, eccetera, eccetera. E quindi non so se c'è un segreto, se c'è un successo, cos'è. Però cerchiamo di veramente portare a casa il meglio che ci dà l'annata, sì, e sperare ovviamente nel tempo. E come dicevo, tempo. Infatti anche questo ha portato a scelte difficili, però comunque sono scelte che garantiscono qualità costante. E poi, ecco, so che voi in realtà non fate il ripasso. Non facciamo il ripasso, sì, facciamo il Valpolicella superiore. Perché? Perché per fortuna qui possiamo scegliere cosa fare. Per noi il vino del territorio è il Valpolicella superiore. Il ripasso è un grandissimo vino, è giusto che esista, è giusto che abbia grandi quote di mercato. Però la nostra idea è anche lì, fare un Valpolicella superiore che passi i 10-15 anni, il vino che ti possa emozionare non solo oggi, ma nel futuro proprio, cercando di interpretare non solo l'annata, ma proprio di andare oltre a quello che questo vino ci può dare. Quindi selezioni il vigneto, metà appassimento, metà uva fresca, stessa struttura di un ripasso, magari con un profilo diverso che a noi piace di più forse. E quindi mi dicevi questa precisione e pignoleria, io per quanto conosco Marco sono proprio caratteristiche sue. Sicuramente, per fortuna siamo due persone diverse, però sì, lui è attento a ogni minimo dettaglio. Ascolta, ma dov'è adesso Marco? Dove vuoi trovarlo? In vigna ovviamente. Dai, allora a questo punto ti abbandono e vado a cercare, certo, Marco. È là che ti aspetta, vai a cercarlo. Grazie. Ciao, 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 ciao. Qua Marco. Ciao. Niente, Simona. Sempre in vigna, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene, tutto qui, bene. Senza vista. Qui sì, posto molto bello. Qui siamo appunto nella Val di Mezzane, su una collina a 300 metri quasi,
su un terreno di origine calcareo in cui noi produciamo qui il Valpolicella e in futuro verranno selezionate anche delle uve da Amarone. Terreno calcareo appunto che dà questa grande nobiltà ai vini, perché possiamo fare dei vini di concentrazione ma che mantengono comunque una grandissima freschezza, una grandissima sapidità. Siamo quasi pronti alla vendemmia, come infatti, vedi. Infatti stavo guardando. Sì, infatti inizieremo in questi giorni, adesso sto cercando di capire, sto provando a raccogliere qualche grappolo che mi servirà per capire quando iniziare con tutte quante le quindi persone. Quindi è un test. È un test questo, sì, è un test. Questa è della Corvina, come vedi. Sai che il nostro uvaggio per la produzione dell'Amarone, ma anche del Valpolicella, sono la Corvina, il Corvinone e la Rondinella. Queste uve le più belle, ovviamente, delle vigne più importanti, nelle posizioni più belle e nelle annate ovviamente che lo permettono, vengono selezionate per la produzione dell'Amarone e del Raciotto. Su questo vigneto in particolare, che è un vigneto che abbiamo fatto noi nel 2006, vedi anche un impianto antigrandine. Sì. Ecco, una cosa che non si trova molto spesso in giro, però siccome Verona è una delle zone più grandinifere a livello europeo e con questi cambiamenti climatici sempre di più, chiaramente la grandine colpisce a fasce, quindi a volte si legge che c'è stata la grandine in un territorio, ma può essere che qui abbia grandinato e a 5 km non abbia solo piovuto. Questa è una zona molto grandinifera, io ho voluto fare questa prova su, non su tutto il vigneto, ma su una parte, per vedere se questo impianto antigrandine riusciva a produrre uve di qualità, ma nello stesso tempo avere la protezione appunto dell'uva dalla grandine. L'effetto protettivo c'è assolutamente, funziona. Chiaramente funziona, infatti qui vedi un grappolo perfetto, perfettamente integro, e questo è un grappolo anche abbastanza interessante perché per l'appassimento delle nostre uve noi dobbiamo avere dei grappoli molto sparvoli, cioè gli acini distanziati uno dall'altro. Questo perché? Perché queste uve che poi vengono raccolte in questi plateau di plastica, una volta erano di legno. Le famose arele. Sì, si partiva una volta sui fili, i famosi piccai, poi si è passati alle arele, che le troviamo anche in altre zone, tipo la Toscana, per la produzione del Vinsanto, e in Valpolicella appunto poi si è arrivati al plateau, prima di plastica e poi prima di legno e poi di plastica. Il plateau di plastica chiaramente permette di avere una maggior pulizia del contenitore, è più facile l'accatastamento, e quindi questa è stata un'evoluzione del tempo. Dicevo, le uve più belle vengono poste in questi plateau e rimangono poi in fruttaio per 3-4 mesi, dipende un po' dall'annata, dal produttore. Però una di solito, media di 100 giorni. Sì, 90-100-120 giorni. Dipende appunto dalle condizioni di temperatura e umidità all'interno del fruttaio. Ecco, cosa succede durante l'appassimento? Questo mi piace spiegarlo sempre. L'appassimento è una cosa, appunto, intanto una cosa antichissima, sembra che sia ancora dei tempi di Cassiodoro, quindi V secolo, si parlava di acinatico, vino rettico, e quindi è una grande tradizione, e per noi di Verona ancora di più. Infatti è una cosa che poi, da quando è scoppiato questo fenomeno Amarone, ci viene anche copiata in giro per il mondo. Ma molti non sanno cosa succede effettivamente. Uno pensa che prende questa uva, qualunque sia l'uva, la porta in appassimento e si fa un vino di maggior concentrazione. Certo, succede questo, ma la grandezza è che queste uve, solo queste uve, la Corvina, il Corvinone e la Rondinella, oltre ad avere una concentrazione appunto durante l'appassimento, perché si disidratano di acqua, quindi si concentrano gli zuccheri, aumentano gli estratti, succedono però, soprattutto poi nel secondo mese, delle trasformazioni enzimatiche a carico della buccia, questa sovramaturazione, per cui ci sono una concentrazione di polifenoli, si sviluppano certe sostanze aromatiche particolari che danno questi descrittori particolari, tipo la sensazione speziata ai nostri vini, ma queste uve riescono a mantenere freschezza. Altre uve, fosse un Cabernet, un Merlot o altre tipologie di uve che vengono portate in appassimento in alcuni casi, concentrano, aumentano gli estratti, ma perdono a volte la freschezza. Queste riescono a mantenere questa caratteristica. Poi durante l'appassimento si aumentano gli estratti, ma si sviluppa anche molta glicerina. Glicerina che dà proprio questo effetto di morbidezza nei nostri amaroni, e questa è una cosa appunto che ci viene invidiata e ha fatto appunto conoscere e amare questo vino un po' a tutti gli appassionati del mondo. Eh sì, anche perché poi quindi questa morbidezza deve essere per forza bilanciata dalla freschezza, altrimenti certo. I famosi vini masticabili, no? Certo, certo. Che ne bevi un bicchiere, sei stanco, invece è proprio l'acidità che poi le dà facilità di beva. Marco, mi avevi detto che stavi vendemmiando la Corvina. Questa è Corvina, sì. Perché poi comunque non hanno tutte lo stesso periodo di maturazione. Infatti, le nostre uve più importanti, che sono la Corvina, il Corvinone e la Rondinella, hanno tre epoche di maturazione vicine, ma comunque si distanziano un pochino. Di solito cominciamo prima con la Corvina, che è anche l'uva più nobile, ma anche è la più delicata, perché se poi in vendemmia
comincia a piovere durante la selezione delle uve, le bucce rischiano di assottigliarsi e quindi sopportano poco l'appassimento. La rondinella successivamente e l'ultima uva che viene raccolta è il corvinone, perché il corvinone è una varietà a maturazione molto tardiva. Oltretutto è una varietà interessantissima, però è una varietà che ha bisogno di annate tendenzialmente calde, di terreni molto poveri, tipo un terreno calcareo come questo, in cui ci sia una poca produzione per pianta, proprio perché deve arrivare a delle concentrazioni importanti. Nei terreni, ad esempio, di pianura, di fondovalle, in cui non c'è una bellissima esposizione o ci sono dei ristagni di umidità, ha difficoltà proprio a maturare, ma il rischio soprattutto è poi che questi acini più grandi e questi grappoli più grandi si gonfiano. Se le uve sono troppo gonfie, sono troppo ricche di acqua, troppo turgide, il rischio è che abbiamo più difficoltà a disidratarle, a fare l'appassimento. Perché io lo tengo sempre a sottolineare una cosa: la grandezza dell'appassimento è legata a queste uve, ovviamente, che si comportano in maniera diversa di altre uve. Succedono delle trasformazioni chimiche importantissime che danno caratteristiche uniche ai nostri vini, ma la difficoltà è che, oltre ad avere un bel periodo di vendemmia, abbiamo bisogno di uve che riescono a sopportare i tre mesi successivi di appassimento. Se le condizioni durante i tre mesi successivi, di umidità in particolare, non sono ottimali, queste uve possono avere dei problemi di botrite in forma grigia, la muffa grigia, quindi che questa deteriora nobile, appunto, la parte aromatica e la parte del colore delle nostre uve. Se E questo è stata un'evoluzione del tempo, infatti molti fruttai oggi sono un po' assistiti, cioè abbiamo della ventilazione. Guidata, ci tengo a sottolineare, non è forzata, è guidata, per cui il viticoltore, l'enologo, quello della cantina, riesce a gestire un po' il processo di disidratazione di queste uve, per essere sicuro che alla fine bisognerà delle uve perfettamente integre e sane. Perché poi c'è un'altra difficoltà che va detta nel mondo amarone, la fermentazione di queste uve. Quando pigiamo le uve hanno una concentrazione zuccherina molto alta, infatti gli amaroni di solito, soprattutto i più importanti, hanno gradazioni anche di 15, 16, 17 di alcol, e quindi la fermentazione di queste uve, di questi mosti a carico di lieviti, è più difficoltosa. Quindi avere delle uve perfettamente integre ci permette di avere dei vini alla fine sicuramente che hanno meno problemi di acidità volatile, di tante sensazioni a volte sgradevoli, secondo me, all'interno di un bicchiere di vino, perché il vino deve essere prima di tutto un grandissimo piacere. Assolutamente, che poi noi adesso abbiamo parlato delle uve a bacca nera, però comunque tu hai anche uve a bacca bianca. Sì, allora non siamo in questa zona, siamo vicino all'azienda, c'è un terreno appunto che è nella denominazione del Soave e lì ad esempio noi produciamo il Soave e il Recioto di Soave. Il Recioto chiaramente non in tutte le annate, solo nelle annate migliori, perché appunto c'è il problema della selezione delle uve, ad esempio su quel vigneto quest'anno abbiamo preso anche un po' di grandine ad esempio, quindi non verrà prodotto il Recioto di Soave, ma produrremo il Soave. Soave appunto che è un vino per noi più marginale come azienda, però è un vino che cerchiamo di fare, come tutte le altre etichette, ai massimi livelli che possiamo fare in base alla qualità dell'annata. E quindi, siccome oggi è una giornata calda e avrei voglia di bere un bianco, io adesso vado a mangiarmi qualcosa e penso che utilizzerò, diciamo, il tuo Soave come abbinamento. Bene, mi fa piacere. Dai, ti lascio al tuo lavoro. Grazie. Ti ringrazio per la fantastica spiegazione e dai, tanto ci vediamo presto. Ok, vai, grazie. Buon lavoro. Grazie. Ciao Marco. Ciao, grazie. La verità, oggi avevo voglia di mangiarmi un primo e quindi qui alla torre ho chiesto a Max di farmi un primo piatto e con Marco di conseguenza abbiamo deciso di abbinare un vino bianco, Soave La Broia 2017, e vediamo adesso Max che cosa mi ha preparato. Bellissimi, questi sono tortelli di patate e olive nere con degli straccetti di coniglio. Intanto vado a raccontarvi un po' questo prodotto. La Broia è un vigneto che si trova su un terreno di natura completamente alluvionale, quindi diverso dai suoli che troviamo qua, nel comune di Soave, a 100 metri di altitudine. E il vino fa essenzialmente per l'80% un passaggio in botti di rovere, per il 20% fa acciaio. Poi
sosta sui lieviti per 12 mesi e poi fa ulteriori 6 mesi in bottiglia. Quindi acquista corpo e struttura, che cosa che necessita l'abbinamento con questo piatto, perché essendoci il coniglio, che è una carne bianca ma pur sempre una carne, quindi ha bisogno di un bianco strutturato e decisamente più importante ed evoluto. Allora, il colore è un qualcosa che affascina, quindi diciamo non si può dire brillante, ma sicuramente è cristallino, si lascia attraversare benissimo dalla luce e questi riflessi dorati comunque mi preannunciano, anche se in realtà lo sapevo già, un passaggio in legno. Il naso è ricco, complesso, ma allo stesso tempo è delicato, accattivante, di una bellissima eleganza. Quindi viene fuori innanzitutto questa frutta già un po' matura, con un fiore bianco delicato. E adesso si sente tantissimo la pesca. E poi ecco, a corredo ci sono queste note un po' speziate, ma sottili, non invasive, quasi note burrose. E poi ecco, a chiusura, questa nota quasi iodata che mi correde e completa il naso. In bocca rispecchia un po' le caratteristiche che abbiamo sentito all'esame olfattivo, perché comunque questo è un prodotto che gioca essenzialmente sull'eleganza, quindi non entra allargandosi eccessivamente, quindi gioca soprattutto su sensazioni verticali con questa alternanza, diciamo, tra freschezza e sapidità, che comunque danno una profondità e una lunghezza di beva decisamente importante e lunga. Quindi bellissima anche questa sensazione di chiusura di bocca, che viene fuori quasi una piccola nota tostata con un lieve sensazione amaricante, che comunque decisamente correda e gli dà, diciamo, una completezza al sorso, che è veramente piacevole. Proviamo adesso l'abbinamento. Allora, il piatto sicuramente come sensazioni avrà tendenza dolce, data dalla pasta e dal ripieno di patata insieme alla grassezza, più il condimento, che è un ragù di coniglio, darà un po' di succulenza, un po' più di struttura al piatto e arricchirà sicuramente il corredo aromatico. Adesso vado ad assaggiarli perché mi fanno veramente gola. Ovviamente cerco di farmi un boccone completo con tutte le componenti. Quindi il connubio è perfetto, perché comunque la persistenza gusto olfattiva del piatto si abbina perfettamente con la persistenza aromatica del vino e quindi crea un equilibrio perfetto, con un piatto che ha una bella struttura e un vino che, pur essendo bianco, l'affinamento nel legno gli conferisce ancora più struttura, più saporosità, più persistenza. E quindi vi invito a venirle a assaggiare, perché veramente questo è un matrimonio perfetto. E a questo punto andiamo a capire qual è l'olio migliore da abbinare a questa preparazione. Per il piatto tortello di patate con sugo di coniglio, essendo una carne bianca, consiglio un prodotto biologico, un prodotto che naturalmente madre natura l'ha creato leggermente più tenue, più elegante. È un biologico in purezza, nella quale questa piacevolezza di eleganza, di profumi e di aromi si sposano perfettamente con la carne bianca e la piacevolezza del tortello.